Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Gaia e oggi vi mostro tutti i libri di moda e design e arte che ho nella mia piccola sezione della libreria. Colleziono questi libri perché da quando sono alle superiori studio design della moda e inoltre quando ho dovuto scegliere l'università ho deciso di continuare questo percorso iscrivendomi allo UAV di Venezia. Ho fatto anche un video a riguardo. Essendo che leggere è una delle mie più grandi passioni, non potevo non collezionare un sacco di libri sull'argomento moda, arte e design. Oltre a mostrarveli dall'esterno, li sfoglieremo anche insieme, così potete capire come sono fatti all'interno e se vi potrebbero interessare o no. Non è facile trovare dei libri di moda adatti a quello che stiamo cercando, me ne rendo conto. Se mi seguite da un po' sapete che ho tantissime librerie a casa e ve le voglio mostrare tutte. Dunque mettete like se volete vedere anche la sezione di libri sul femminismo e la libreria di soli autori italiani. Se non siete ancora iscritti invece fatelo immediatamente e mettete like se questo video vi interessa. Iniziamo da una breve panoramica. Questi sono i tre scaffali che vi mostrerò. Nel primo scaffale abbiamo La Moda. Questo è un libro che raccoglie la collezione del Kyoto Institute, quindi abbiamo soprattutto abiti conservati in questo museo e quindi un libro soprattutto ricco di immagini. Fashion Now 2. In questo caso sono stati selezionati 160 designer, quindi c'è un approfondimento su ognuno di questi, quindi in alto a sinistra abbiamo il designer e poi alcuni abiti, alcune foto di shooting. Gianfranco Ferré, lezioni di moda. In questo caso sono state trascritte delle lezioni tenute da Gianfranco Ferré da parte di Maria Luisa Frisa, quindi si è impegnata per ricostruirle. All'interno si trovano anche disegni dello stilista e foto di collezioni. La moda nei discorsi dei designer, vi ho già parlato di questo libro in un altro video su come affrontare il test d'ingresso allo UAV. Infatti il libro è stato scritto da una mia professoressa e io l'ho studiato per un esame. Anche questo libro lo consiglio per il test d'ammissione allo UAV, è stato scritto da Maria Luisa Frisa e anche in questo caso l'ho studiato per l'università. L'arte contemporanea di Angela Vettese. La Vettese è un'insegnante dello UAV. Io non ce l'ho mai avuta, però voglio recuperare questo libro che ho trovato in casa. Roland Barthes, Sistema della Moda. Non ho mai letto questo libro nello specifico, ma è uno dei più citati all'interno delle altre pubblicazioni sull'argomento e quindi mi piacerebbe leggerlo, insomma, nello specifico. Benetton, questo libro in realtà è un po' un cimelio, però mi sembrava interessante. Non l'ho sottolineato, non l'ho letto io, ma lo voglio fare. Nelle ombre del sogno è un libro sulla fotografia di moda. Non ci sono molte foto all'interno. E non l'ho ancora letto. L'ho preso in scambio su Hatchbooks. La moda di George Simmel è un breve saggio, davvero breve, ma che viene praticamente citato in qualsiasi altro libro di moda. Un buon inizio di approfondimento, secondo me. In questo caso non un libro di moda, ma di design. Io tengo strettamente legate queste due discipline, perché secondo me ci sono molti nessi in comune. Questo devo ancora leggerlo in realtà, però lo faccio sicuro. La moda di Giorgio Riello, vi ho già parlato di questo libro in un altro video. Io l'ho letto, sottolineato e secondo me è un buon libro per iniziare a studiare storia della moda e farsi un'idea di quel che è stato. Farsi piacere di Manuela Rielli, anche di questo libro vi ho già parlato, letto e sottolineato, l'ho studiato per un corso all'università. Come potevo non avervi parlato anche di questo libro, Filosofia della moda di Svensson, letto, sottolineato e studiato per un corso all'università. La stoffa della moda, anche questo un ottimo libro
per imparare a capire la moda italiana, letto e sottolineato in questo caso non per l'università ma per piacere personale. Civiltà della moda di Belfanti, anche questo è un libro che consiglio, anche se leggermente più approfondito, quindi secondo me non come primo approccio, ma se volete andare nel vivo della questione. Io non sono riuscita a finirlo tutto, in realtà l'ho letto un po' a spezzoni, devo recuperare un capitolo. Moda di Sofia Gnoli, anche in questo caso abbiamo un po' un approfondimento storico. Gianfranco Ferré, questo di Maria Vittoria Alfonsi, è un libro abbastanza romanzato sulla vita di Ferré. Vivienne Westwood, anche qui abbiamo un'autobiografia, in realtà non è stata scritta da lei, però è stata approvata, non l'ho ancora letta. Ultimo di questo scaffale, Coco Chanel, un'icona di stile. Ora rimetto tutti i libri a posto. Ok, libri messi a posto, scendiamo al prossimo scaffale. Eccoci qua, in questo caso abbiamo sia libri di moda che libri di arte, ma tendo a connettere le due cose insieme, quindi procediamo. Archivio tessile. Consiglio questo libro a chiunque abbia intenzione di studiare design della moda, perché sono approfonditi tutti i tessuti e ogni volta che ho bisogno di capire effettivamente com'è possibile utilizzare un tessuto o com'è quel determinato tessuto, lo apro e controllo. Abbiamo poi il Modabolario, sempre delle stesse edizioni. Qui quindi abbiamo praticamente tutte le parole che ci vengono spiegate. Quindi, non so, lupetto, che cos'è il lupetto, e a volte ci sono anche degli esempi fotografici. Il Tempo e la Moda, questo è un catalogo della Biennale di Firenze di tanto tanto tempo fa. Tra l'altro ha preso anche dell'umidità e praticamente mi si è incartapecorito, non so come si dica questa cosa. E niente, è un catalogo di queste mostre, quindi non c'è dentro solo moda ma anche fotografia, arte. Ci sono davvero delle bellissime fotografie, peccato si sia rovinato così. Adesso non si può neanche più acquistare. Poi abbiamo Flexin, che in realtà è anche questo un breve dépliant che ci è stato dato a una presentazione all'università e non penso neanche che si possa acquistare. Partiamo con alcuni libri di arte. La questione dell'arte, letto anche questo per l'università, è utile se volete approfondire la questione dell'arte, si chiama così, quindi che cos'è arte, perché una cosa è arte. Io lo consiglio molto come lettura di approfondimento sulla questione, appunto, e anche per chi magari non se ne intende molto, è un ottimo saggio. L'arte contemporanea di Vittorio Sgarbi. Ho trovato questo libro a casa, in realtà non l'ho letto, l'ha letto il mio ragazzo, ha detto che non è niente di che, però mi sembrava che questo fosse il posto giusto per metterlo. Poi qui abbiamo altri due libricini trovati a casa, uno sulla pop art e uno su Willem de Kooning. Ho provato a vedere se ci sono online, ma non ci sono più, non penso che li producano più, però mi piace tantissimo, davvero tantissimo, questa collana, e infatti ne vorrei recuperare anche altri, magari se li scambiate, non li volete più, datemeli perché sono bellissimi. Adamo o dell'eleganza, Filippo De Pisis, che era un pittore ma che ha parlato anche di moda in questa breve raccolta di alcune sue citazioni, pensieri, eccetera. Ve ne ho parlato anche su Instagram. Dopo l'arte, After Art. Onestamente non ho capito molto di questo libro e l'ho dovuto studiare per l'università. Rimango con molti dubbi dopo la lettura. Questo invece super 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 consigliato, compratelo immediatamente. Che cos'è l'arte di Danto? Risponde a tutte le domande che noi studenti di arte ci siamo fatti nel corso della vita.
che cos'è arte, come funziona l'arte, chi decide che cosa dovrebbe essere arte e chi no. Insieme alla questione dell'arte, quello che vi ho mostrato prima, è sicuramente un libro che illumina i pensieri e li mette nero su bianco e li chiarisce una volta per tutti. Chiarisce no, però insomma gli dà una sostanza a pensieri che abbiamo già fatto, sono sicura che li avete già fatti. Poi torniamo alla moda, questo ve l'ho già mostrato in un altro video. Passiamo quindi allo scaffale giù in basso. Ultimo scaffale perché in quello più in basso ci sono solo delle riviste, tra cui Vogue, le ultime uscite, e quindi non penso che sia interessante mostrarvele. Se vi può interessare in realtà il mondo delle riviste di moda, fatemelo sapere perché potrei parlare anche di quello. Per ora ci soffermiamo solo su questo scaffale. Partiamo col dire che questo scaffale è un po' un miscuglio di libri, sia su arte che moda che ecologia, ma vediamoli uno a uno. Questo sul colore l'ho scambiato di recente e devo ancora dargli una bella occhiata, però le teorie del colore solitamente mi interessano sempre molto. Il libro dell'ecologia è un po' un fuori tema in questo bookshelf tour, ma mi piaceva tenerlo qua, non so. Il futurismo e la moda, questo libro l'ho studiato per le superiori e è molto interessante perché la moda futurista era davvero all'avanguardia, però non è riuscita a manifestarsi nel modo migliore, quindi tutto teorizzato e poi alla fine niente di realizzato, però le loro idee erano davvero rivoluzionarie e poi sono state anche fatte in futuro, effettivamente futurismo, da altri stilisti. Galleria Uffizi, qui parliamo semplicemente del catalogo della galleria, cioè quello che si compra nel negozio. E anche questo un catalogo di una mostra. La moda ogni tanto ritorna, in questo caso un libro che racchiude semplicemente delle fotografie di borse. Ecco qui, questo è un libro sempre sui colori, a me interessano i colori, non so perché. Quindi storia dei colori, tante fotografie e divisi per pantoni, quindi il pantone qua e poi degli esempi. Questo in particolare si sofferma sulla moda. Mentre quello che vi mostro dopo, mentre questo si sofferma sui colori in generale, quindi non solo moda, ma anche arte e design. Poi abbiamo Lampoon, che è una rivista italiana, in realtà è scritto in inglese, mi sembra. Non mi ricordo più. No, è scritto anche in italiano all'interno. Ultimo, ma non per ultimo, questo libro sugli anni 70 che ho trovato a un mercatino di libri vintage. Avevo già finito di girare il video che mi è arrivato questo libro in scambio, Mai il mondo saprà, di Quirino Conti. È un libro tutto scritto, ma che sembra davvero interessante e non vedo l'ora di leggerlo. Spero che il video vi sia piaciuto. Oltre a tutti questi libri che vi ho mostrato, ho in programma di recuperarne altri. Infatti ho creato su Pinterest una sezione in cui ho inserito tutti i libri di moda che ho adocchiato. Ovviamente per comprarli tutti ci vorrebbe un patrimonio, però io vi rimando lì e sapete che sotto la descrizione ho aggiunto anche il link Amazon tramite il quale potete acquistarli. Sapete che io prendo una piccolissima percentuale sul vostro acquisto.
Inoltre, quella bacheca è in costante aggiornamento, dunque se avete qualche libro di moda, di design o di arte da consigliarmi, fatemelo sapere nei commenti così lo aggiungo. Mi interessa soprattutto il design perché secondo me i libri che ho scarseggiano alquanto e vorrei appunto comprarli, acquistarli, recuperarli. Grazie mille di avermi seguito fin qui, spero che il video vi sia stato utile, mettete mi piace se è stato così, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima, ciao!